Il 29 giugno 1978, deputati, senatori e i delegati dei consigli regionali si riuniscono per eleggere il nuovo presidente. Tutti cercano di superare le divergenze ideologiche, di uscire dalle procedure tortuose, di individuare una figura che possa ristabilire la fiducia tra la gente e le istituzioni. Ma ogni nome, ogni candidatura provoca inevitabilmente fronti contrapposti. Hanno ottenuto voti Gonella 351, Amendola 339, Nenni 81. Tra i nomi circola anche quello di Sandro Pertini. Lui ci pensava a essere Presidente della Repubblica. Insomma, non l'ha mai scartato dalle sue idee. Ne parlai, era agitatissimo. Sembra solo una vox populi, raccolta per dovere di cronaca dai giornalisti. Pertini ha ormai 82 anni, è stato per 8 anni presidente della Camera dei Deputati. La sua carriera politica sembra avviata verso un sereno tramonto. Ma più le trattative tra i partiti sono bloccate dai veti incrociati, più il suo nome diventa attraente. È l'uomo adatto per le situazioni difficili, come sempre nella sua vita. È l'8 luglio 1978. Al 16° scrutinio, Sandro Pertini riceve 832 voti su 995, la più alta votazione nella storia della Repubblica. Comunico il risultato della votazione. Presenti e votanti 995. Maggioranza assoluta 506. Hanno ottenuto voti Pertini 832. Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservare lealmente la Costituzione. Ma da oggi io cesserò di essere uomo di parte. Intendo essere solo il Presidente della Repubblica di tutti gli italiani, fratello a tutti nell'amore di patria e nell'aspirazione costante alla libertà e alla giustizia. Viva la Repubblica, viva l'Italia! Il perseguitato politico di un tempo, il comandante partigiano, e ora il settimo presidente della Repubblica Italiana. Tutta la nostra giovinezza abbiamo gettato nella lotta senza badare a rinunce per riconquistare la libertà perduta. Nel messaggio alle Camere, il suo primo discorso come Presidente della Repubblica, Pertini riafferma i principi a cui ha uniformato tutta la vita. Ma se a me, socialista da sempre, offrissero la più radicale delle riforme sociali a prezzo della libertà, io la rifiuterei, perché la libertà non può mai essere barattata. La sera della elezione del presidente, noi ascoltammo questo meraviglioso discorso che lui fece, un discorso direi in cui Blair fu anticipato di 40 anni, e, a parte la personalità, il passato, la biografia straordinaria del presidente, ci commuovemmo fino alle lacrime. E dalla nostra mente si presenta la dolorosa immagine di un amico a noi tanto caro, di un uomo onesto, di un politico dal forte ingegno e dalla vasta cultura, Aldo Moro. Quale vuoto ha lasciato nel suo partito e in questa assemblea? Se non fosse stato crudelmente assassinato, lui, non io, parlerebbe oggi da questo seggio a voi.